Invitare qui con noi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Ministro, le chiediamo un saluto gentilmente. Grazie. Allora, grazie a tutti. Io ho chiesto un po' un'inversione dell'ordine degli interventi perché poi mi dovrò allontanare prima della fine. Chiedo scusa per un importante impegno che abbiamo a Palazzo Chigi, però ci tenevo ad esserci, è un momento molto importante. Innanzitutto è molto bello qui che insomma si tenga questa iniziativa in questo bellissimo complesso monumentale, quindi segna anche il connubio che c'è dell'istituzione Polizia di Stato con la bellezza di Roma, l'abbiamo detto già anche ieri in un altro analogo appuntamento. Ma analogo appuntamento, abbiamo avuto ieri la presentazione del calendario dei Vigili del Fuoco e quindi io non posso non ripetere un concetto, perché la presentazione dei calendari segna un momento di fine d'anno e di inizio del nuovo, quindi ci si avvia quasi in una sorta di avvento insomma del nuovo anno, e che è un anno anche, cioè un momento anche molto importante, un momento di bilanci, un momento che di legge di bilanci, quindi impone a chi si occuperà delle importanti istituzioni dell'amministrazione un impegno particolarmente importante per quelle che sono le aspettative del personale. Molto bello questo calendario, io so che un calendario l'ho visto anche se in anteprima in maniera molto così anticipata, molto bello perché dà a mio modo di vedere la rappresentazione plastica di una caratteristica importante della Polizia di Stato, che è riassunta anche nel motto storico, questo di esserci sempre, che secondo me non è solo un concetto temporale, diciamo, dell'esserci sempre, ma anche un concetto di ambiti di attività della Polizia di Stato. Molto spesso c'è una discussione all'interno della nostra amministrazione su quelle che sono, ecco, la vocazione generalista dell'amministrazione dell'interno, a cui quasi in una sorta di contrapposizione concettuale c'è la funzione di polizia che è rappresentata dalla prima forza di polizia d'ordinamento generale, che è la Polizia di Stato. In realtà a me piace pensare che non è così, ma sono convinto che non sia così. L'esserci sempre della Polizia di Stato accompagna la vocazione generalista del Ministero dell'Interno. La Polizia di Stato, e il calendario lo rappresenta bene, è la componente essenziale anche del sistema del soccorso pubblico, di protezione civile e soprattutto le specialità di polizia attraverso le quali i cittadini comuni in ogni momento della loro vita, quando viaggiano, quando girano per strada, incontrano l'istituzione polizia anche più di quanto possa essere rappresentato anche, come dire, nella letteratura cinematografica, no? Il poliziotto investigatore, che è importantissimo, ma anche la polizia che è vicina ai cittadini nei bisogni quotidiani e nello svolgimento della vita quotidiana. Quindi è molto importante tutto questo, il Ministro dell'Interno annette molta importanza a questa vocazione e chiudo questo intervento di saluto compiacendomi di questo calendario e, come ho detto in altre circostanze analoghe, noi faremo di tutto per essere all'altezza delle aspettative della istituzione, della struttura. Adesso avremo un importante appuntamento, appunto quello di fine anno, per proseguire in un programma ormai già avviato da tempo di rafforzamento sia dal punto di vista delle dotazioni organiche, degli investimenti tecnologici e di quant'altro serve a migliorare la funzionalità della struttura, ma anche a dare un benessere operativo al personale. Lo faremo nel convincimento che dobbiamo essere noi alla vostra altezza, di voi poliziotti, perché voi, al pari delle altre istituzioni che fanno capo al Ministero dell'Interno, vi siete guadagnati già da tempo la stima, la riconoscenza e l'apprezzamento dei cittadini. Grazie e buona presentazione di calendario. Grazie Ministro, prefetto Matteo Piantedosi.